Buongiorno, bentornati sul mio canale. Oggi vi propongo la borsa che io ho abbinato alla maglia, Ag al cardigan, scusate, ehm, Agata. Infatti questa borsa, le mattonelle sono realizzate con il filato Agata. Quindi questa, questa borsa 30x30, eh, per rivestirla come l'ho rivestita io, tranne la parte inferiore, eh, ho utilizzato 6 gomitoli un gomitolo di turchese, un gomitolo di blu, due gomitoli di eh, color, color celeste polvere e due gomitoli di bianco. Allora, la costruzione di questa mattonella è molto molto semplice, come d'altronde la eh, costruzione, diciamo, del rivestimento della borsa. Sui laterali ho fatto la mattonella che richiama le due eh, del davanti e del dietro e la parte in basso da un lato e la parte in alto dall'altro lato. Ho fatto due piccole mattonelline, punto granny, che poi le ho unite tra di loro. Dopodiché che cosa ho fatto io? Ho fatto semplicemente... Un giro appunto ventaglietti di rifinitura e poi avevo, avevo queste perline e le ho cucite ai manici cioè ho messa due sui manici sul davanti dei manici e due le ho messe dietro ho fatto il dietro due mattonelle polvere e due bianche e la rifinitura l'ho fatta color polvere e color bianco mentre per la parte eh, del turchese il blu ho fatto la rifinitura eh, color celeste polvere. Quindi io vi faccio vedere come si fa, realizza la mattonella e come si uniscono. Io ne ho realizzata già una, adesso ne realizziamo un'altra insieme e poi vi faccio vedere come l'ho cucita io. Io l'ho cucita con il punto basso per dare questo bordino, come vedete, a rilievo, sia sul davanti che sul dietro. Dopodiché una volta che io ho fatto... Oh, come dire cucito il laterale e cucita la parte avanti, ho fatto semplicemente eh, un giro di punto basso intorno, sia da un lato che dall'altro, come vedete. E eh, un giro di punto basso anche sulla parte alta del davanti e del dietro e poi ho fatto questo punto taglietti come rifinitura. Volevo cambiare i manici, ma poi ho pensato che questa la lascerò così. Poi ho fatto semplicemente un fiorellino da mettere davanti sempre con la stessa diciamo, perla dei manici, mentre sul dietro l'ho lasciato semplice, soltanto con queste righe a rilievo di punto basso. Quindi adesso vediamo insieme la mattonella, che poi voi potete, eh, tra virgolette, sfruttarla per qualsiasi tipo di progetto, oltre che per le borse, anche per le i cardigan per le maglie per, gli, per i giacchini per una canotta potete sfruttarla come vi pare questa mattonella intanto vi dico che è la misura così vi regolate infatti la misura di questa mattonella 15x15 15, e a me ne sono bastate 4 per il davanti e 4 per il dietro ecco qui 15x15 sono la larghezza. La mattonella è 30x30, quindi 4 mattonelle per il davanti e 4 per il dietro sono perfette. Invece, per la parte eh, laterale, che è un pochino più. 19 che cosa ho fatto io ho fatto la mattonella 15x15 e poi ho fatto un giro a punto alto e un giro a punto basso per arrivare ai miei 19 centimetri mentre per la parte alta che sono due mattonelline piccoline che cosa ho fatto io ho fatto due mattonelline di 9 centimetri poi ho fatto un giro a punto alto un giro a punto basso le ho cucite tra di loro e poi ho cucito le due insieme a quella grande quindi per le misure spero di essere stata chiara adesso facciamo insieme l'altra mattonella un'altra mattonella e poi vi faccio vedere come le ho unite quindi questa l'ho già preparata per farvi vedere quindi voi avviate o il cerchio magico o come faccio io le 5 catenelle e poi le chiudete in cerchio. Una volta chiuso il cer in cerchio il, eh, dobbiamo alzarci con 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 e in questo cerchietto dobbiamo fare 16 maglie alte, quindi la prima è sostituita dalle 3 catenelle, seconda fino ad arrivare ad averne 16. Quindi fate le vostre 16 maglie alte e ci rivediamo a fine giro. Siamo arrivate a fine giro, andiamo a chiuderci sulla terza delle 3 catenelle di inizio giro con una maglia bassissima. Adesso nel giro successivo dobbiamo avere 16 maglie alte separate da una catenella, quindi ci alziamo con 3 catenelle che è la prima maglia alta più una di separazione. Andiamo nella successiva e lavoriamo la maglia alta. Una catenella e maglia alta. Quindi in totale devono essere 16 maglie alte separate da una catenella. Quindi ci vediamo a fine giro. Siamo arrivati a fine giro, facciamo una catenella e ci chiudiamo sulla terza delle 3 catenelle della prima maglia di inizio giro. Adesso per il giro successivo, che cosa dobbiamo fare? Allora, ci alziamo con 3 catenelle che è sempre la nostra prima maglia alta. Poi, nell'archettino della catenella, facciamo due maglie alte, una e due, e lavoriamo la maglia alta sulla maglia alta, 2 maglie alte nell'archettino di una catenella. E una maglia alta sulla maglia alta quindi dovete fare questo per tutto il giro e ci rivediamo a fine giro. Abbiamo terminato il giro, abbiamo lavorato le ultime due maglie nell'archettino della catenella. Andiamo a chiuderci sulla terza delle 3 catenelle, di inizio il giro con una maglia bassissima. Adesso, che cosa dobbiamo fare? Una catenella, rientriamo e facciamo una maglia bassa, poi una, due, 3 catenelle saltiamo una, due e nella terza punto basso. 1-2-3 catenelle, saltiamo una, due e nella terza maglia bassa. 3 catenelle. Saltiamo, due punti e nel terzo maglia bassa, poi una due-tre. 4 e 5. Questo è il primo angolo. Saltiamo 2 e nel terzo maglia bassa. Poi una 2, 3 catenelle. Saltiamo due punti e nel terzo maglia bassa e così via per tutto il giro. Quindi dobbiamo avere tre archetti di 3 catenelle. E un archetto di 5 catenelle. Quindi tre archetti di 3 catenelle, un archetto di 5 catenelle. 3 archetti di 3 catenelle, un archetto di 5 catenelle per definire gli angoli. Allora, abbiamo fatto 1, 2, 3 angoli, manca il quarto. Quindi abbiamo fatto il terzo archetto, adesso facciamo i 5 catenelle che è il nostro ultimo angolo. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e ci chiudiamo sulla maglia bassa e abbiamo definito gli angoli. Quindi 1, 2, 3. 4. Adesso ci portiamo al centro dell'archetto con una maglia bassissima. Facciamo una catenella, rientriamo, maglia bassa, andiamo nell'arco successivo e facciamo 5 maglie alte quindi una due tre. 4 e 5 andiamo nell'archetto successivo, maglia bassa. Poi, carichiamo il filo andiamo nell'arco delle 5 eh, catenelle e facciamo una, due, tre, quattro e cinque. 3 catenelle, sempre nello stesso arco, altre cinque maglie alte e questo è il primo angolo quindi una. 2 3 4 e 5 ecco qui poi andiamo nell'archetto maglia bassa poi 5 catenelle se scusate 5 maglie alte maglia bassa e ripetiamo l'angolo e così per tutto il giro e ci vediamo quindi a fine giro Abbiamo terminato l'ultimo angolo, andiamo a chiuderci sulla maglia bassa. E ecco qui, abbiamo definito i quattro angoli. Volendo potete lasciarla anche così, non è un problema, vi regolate con le misure anche perché vi dico così quando misura, quindi così misura 12 centimetri, quindi forse per altri progetti potete farlo lasciandola così però per progetti ecco come rivestire una borsa aiuta mi dovete regolare perché la borsa è 30x30 quindi ogni mattonella deve misurare almeno 15x15 quindi adesso facciamo il giro successivo in che cosa consiste allora ci alziamo con due catenelle che la rientriamo nello stesso punto e facciamo questa per me è la prima maglia alta poi facciamo 1, 2 e 3 catenelle e maglia bassa sulla maglia centrale, quindi contate 1, 2 nella terza maglia bassa, poi 3 catenelle, maglia alta sulla maglia bassa, poi 1, 2, 3, 4 e 5 e maglia bassa nell'aumento, poi 1, 2, 3. 3 catenelle e maglia bassa 1 2 3 4 e 5 e maglia alta sulla maglia bassa 1 1 2 3 contate 1 2 nella terza maglia bassa 1 2 3 maglia alta sulla maglia bassa quindi dovete fare questo per tutto il giro e ci vediamo a fine giro abbiamo fatto le ultime 5 catenelle andiamo a chiuderci sulla prima sulla maglia alta d'inizio giro ed ecco qui manca l'ultimo giro allora nell'ultimo giro dobbiamo fare 3 ci portiamo al ce ci spostiamo con delle maglie bassissime Così, portandoci nell'archetto delle 3 catenelle, poi lavoriamo 3 maglie alte nell'archettino delle 3 catenelle, quindi 2 e 3. Poi andiamo nell'archetto successivo 3 maglie alte, quindi una, due e tre. 5 maglie alte nell'archetto delle 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Poi facciamo 3 maglie alte in questo archettino di 3 catenelle che è il nostro angolino, quindi 1, 2 quindi e 3. 2 catenelle, rientriamo e facciamo altre 3 maglie alte, quindi una, due e tre, poi 5 maglie alte negli archetti di 5 catenelle, 3 maglie alte negli archetti di 3 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte nell'angolino. Quindi ci vediamo a fine giro. Siamo arrivati a fine giro, abbiamo lavorato le ultime 5, andiamo a chiuderci sulla terza delle tre di inizio giro e abbiamo terminato la nostra mattonella. Come vedete, è molto semplice. Poi volevo dirvi che questa è una mattonella molto comune e è stata utilizzata da tanti youtuber e quindi è molto molto conosciuta. Quindi sicuramente molte, molte di voi sanno già eh, realizzarla, ma per le principianti io comunque ho voluto farla vedere. Adesso una volta che voi avete realizzato le vostre quattro mattonelle per il davanti della borsa, le quattro mattonelle per il dietro, più le due per i laterali, come dovete fare per unirle? Io già vi ho fatto, vi ho fatto vedere nella maglia Milo eh, come cucire a zig zag però in questo caso ho deciso di cucire sempre dal dritto però con il punto basso e adesso eh, lo facciamo un attimo insieme allora mettete questa è la mattonella dal dritto quindi fate rovescio con rovescio facciamolo in questo modo visto che comunque le maglie sono tante su una di mattonella, tante sull'altra. Io per andare più precisa metto due marcapunti che mi tengono eh, le, due, le due i due angoli in questo modo. Così non mi sbaglio, quindi faccio così. E da questo lato no perché partiamo direttamente per la cucitura. Allora, quindi io Entro nella prima maglia dell'angolino dell sul davanti e sul dietro. In questo caso abbiamo fatto le due catenelle. Quindi cerchiamo, se vi è possibile di entrare nella prima e della nella prima catenella della, del, della mattonella verso di voi, e nella prima catenella della mattonella verso l'esterno agganciate il filo e fate una catenella e da qui partite con la prima maglia alta della mattonella ver rivolta verso di voi e la prima dall'altro lato così caricate il filo maglia bassa maglia successiva Tutta la costina, come vedete, eh? tutta la costina, maglia bassa, maglia successiva, maglia bassa. Aspettate, ci siamo un attimo sbagliate Tiriamo un po' di filo. Quindi torniamo a noi. Costina piena sul davanti e costina e maglia piena sul dietro e vi nascondete anche il filo quindi maglia davanti e maglia dietro e maglia bassa maglia davanti maglia sul dietro e maglia bassa maglia sul davanti maglia sul dietro maglia bassa quindi Avendo le stesse maglie sia da un lato che dall'altro, non dovreste avere nessun problema. Quindi, maglia piena sul davanti e maglia piena sul dietro. Vedete? Forse oggi ho scelto il, il colore sbagliato per registrare, ma spero che si capisca. Quindi, maglia piena. Poi, ci aggiustiamo bene. Quindi maglia piena sul davanti, maglia piena sul dietro e andate avanti in questo modo fino a fine riga per tutta la cucitura. Io termino e vi faccio vedere. Quindi alla fine arrivati all'altro angolino entriamo nella catenella, nella prima e nella prima dall'altra parte e facciamo l'ultima maglia bassa della cucitura in questo modo come vedete abbiamo cucito aspettate eh. come vedete abbiamo tagliamo il filo facciamo una solina di sicurezza e abbiamo cucito dando questa eh, righina al, al rilievo quindi ho scelto questa di cucitura, ma voi potete scegliere quale vi piace di più. Ce ne sono svariate, io ne ho, ne ho, ho cercato su YouTube e in questo caso ho scelto questa. Quindi, diciamo, su questo progetto a me interessava fare, far vedere la mattonella per le principianti. Far vedere come ho fatto io la cucitura e come ho realizzato questo eh, diciamo fiore. Perché poi la mattonella Granny la sappiamo fare tutte. L'altra mattonella eh, è la stessa identica, solo che ha un giro in più perché comunque è la larghezza del laterale è di 19. Dopodiché ho fatto come vi ho detto questo giro di rifinitura, ma è a voi eh, se volete farlo o non farlo e ho messo all'interno una diciamo una chiusura a scatto in questo modo adesso vi faccio vedere come si fa il fiore la grandezza la deciderete voi io qui ho avviato più o meno 15 catenelle e quindi si fa in questo modo lo facciamo piccolino avviate 15 catenelle e ci rivediamo avviate le vostre catenelle Carica del filo e rientrate nella terza dall'uncinetto e fate una maglia alta. Rientrate e fate una seconda maglia alta. Quindi per ogni catenella farete 3 maglie alte, quindi una, due, scusate, due e tre. Catenella, Tiriamo un po' di filo. Catenella eh, successiva, tre maglie alte, quindi una, due e tre. Io ho utilizzato eh, questo filato, il filato acada, e eh, come ripeto ho utilizzato praticamente un turchese, ve lo ripeto intanto, un turchese, due color eh, celeste polvere, un blu, e due bianchi per un totale di 6 senza fare la base diciamo però se qualcuno vuole fare anche il fondo eh, deve prendere almeno un gomitolo in più quindi un totale di 7 però se volete realizzarla come la mia vanno benissimo 6 quindi famo Continuate a fare 3 maglie alte per ogni catenella. Quindi, ci vediamo a fine giro.